Il patron Giulio Trevisan del Chieti, al quale intanto facciamo i complimenti perché il suo Chieti è capolista praticamente dall'inizio del campionato, anche se questa partita più complicata del previsto, forse soprattutto nel primo tempo quando non siete comunque riusciti a sbloccarla, nonostante comunque la mole industriale di occasioni create. Sì, diciamo che queste ultime due partite sono state caratterizzate da tanto gioco e poca finalizzazione, però va detto che il Lanciano il primo tempo è stato in campo con molto ordine, ha giocato una partita ad alti ritmi, pagandola poi chiaramente sotto un profilo fisico nel secondo tempo, e quindi quando non riesci a portare a casa velocemente il risultato, il merito va dato anche agli avversari, insomma, che oggi diciamo hanno dato secondo me tutto quello che avevano e hanno cercato di bloccare le nostre iniziative in maniera costante. Poi è chiaro che nel secondo tempo noi siamo usciti fuori e vabbè, la partita ha avuto un risultato assolutamente giusto e corretto secondo me. Trevisan, quanto è soddisfatto di questo Chieti che praticamente non perde un colpo da inizio stagione, sta facendo un ottimo campionato, diciamocela tutta? Vabbè, diciamo che questo tipo di campionato qua è un campionato con gli avversari che hai, l'Aquila, adesso oggi anche l'Avezzano ha portato a casa un ottimo risultato, quindi è rientrato in gioco secondo me in tutto e per tutto. Credo che sia un campionato dove non puoi mollare neanche di un millimetro, e sono soddisfatto perché la squadra oggi, per carità, non ha giocato benissimo nel primo tempo, però nonostante tutto ha portato il risultato a casa con un grande secondo tempo, e quindi va bene così. Sono soddisfatto perché poi alla fine quello che conta è il risultato. Poi diciamo che vincere a Lanciano, con la storia e la tradizione di questa piazza, per un tifoso teatino fa sempre piacere, insomma. I meriti vanno distribuiti tra chi? Chiaramente i meriti sono sempre del proprietario, del presidente? I meriti sono di tutti, diciamo che sicuramente i meriti io li devo riconoscere un po' a tutti quanti, a partire dal presidente, che è sempre molto presente nell'organizzazione della squadra, il direttore, il mister, ma anche a tutti i ragazzi, tutto lo staff, dal preparatore dei portieri al preparatore atletico, insomma al mental coach, il match analyst. Diciamo che è un bel gruppo. Il merito secondo me è proprio del gruppo, è del gruppo e del condottiero del gruppo, che è il presidente, che diciamo ci ha creduto fino in fondo alla ripartenza del campionato. In questi termini secondo me noi siamo riusciti obiettivamente a rinforzare la squadra in modo significativo, e adesso ce la giocheremo sempre alla fine. È chiaro che non ci dobbiamo distrarre, perché oggi anche in un campo difficile l'Aquila è riuscito a vincere al San Marco a Pescara, e quindi è chiaro che noi diciamo partita dopo partita dobbiamo rimanere concentrati e vincerle tutte, insomma, ma lo sapevamo e questo non è una novità.